Il sesso in Marocco. Guardate quanto è bella. Si chiama Leila Slimani ed è una delle più note scrittrici francesi. Però la sua mamma era francese, ma il suo papà era marocchino, e per cui lei sta un po' dentro la civiltà cristiana francese, un po' dentro la civiltà islamica marocchina. Guardate quanto è bella, guardate, guardate, guardate. È una grande scrittrice, eh? I suoi libri sono diventati famosi, eh? Ecco qua, guardate. Ha appena 35 anni. E questo, vedete, questo, cari amici, il Corriere della Sera, guardate che bell'articolo. Corriere della Sera, lunedì 4 settembre 2017, Stefano Montefiori, l'articolista, ha fatto un'intervista. Guardate quanti bei libri che ha pubblicato sulla sessualità, perché si è trovata a vivere tra il mondo francese e il mondo marocchino. E mamma sua era francese e si vede che gli uomini francesi non le piacevano, per cui ha preferito sposarsi con un uomo marocchino. Per cui, ripeto, lei conosce sia il sesso in Francia che il sesso in Marocco. Mi pare che sia nata a Rabat, in Marocco. Ma che bella, Dio che bella che sei, cara Leila, che bella che sei. Sapete che ci dice del sesso marocchino? Sapete che ci dice? Tutti vanno a letto con tutti, ma l'unica sessualità possibile è rubata. Guardate, leggete con i vostri stessi occhi, cari amici. Vediamo un po' se riuscite a leggere assieme a me. Riuscite a leggere assieme a me, cari amici? Tutti, lo vedete, tutti vanno a letto con tutti? Capito? In Marocco tutti vanno a letto con tutti. C'è il sesso a go-go, a go, poi è rubato. Cioè è un sesso che tu lo fai di nascosto, dietro il cespuglio, in automobile, nei cantieri dove si costruiscono le case, di notte, di nascosto. E dice, i ragazzi hanno il culto della virilità, però le ragazze devono stare attente ad andare con i ragazzi, cioè non gliela devono dare, devono fare altre cose, ma non gliela devono dare la virginità. Se no poi so guai, capito? Donna sverginata, girl sverginata, girl rovinata. Capito? C'è scritto qua che tutti vanno a letto con tutti. Siete capaci di leggere? Siete capaci di leggere? Tutti vanno a letto con tutti. Ma manco in Italia tutti vanno a letto con tutti. Ma forse manco in Francia. Sì, è una sessualità che si fa di nascosto, perché è una società un po' primitiva, però quando le cose si fanno di nascosto sono più belle, cari amici, è il frutto proibito, la trasgressione, Dio quanto è bella la trasgressione. Lei dice che è meglio la Francia, lei dice, però vende i libri parlando della sessualità marocchina, capito? Lei dice che è meglio la sessualità francese, libera, libera, non proibita. Però dice che tutti vanno a letto con tutti in Marocco, capito? Tutti vanno a letto con tutti. E qua è scritto, ciò che è scritto non si può mica smentire. Però dice una sessualità, lo vedete, vero? Tutti vanno a letto con tutti, lo vedete? Lo vedete che tutti vanno a letto con tutti? Però di nascosto, non si deve sapere, capito? Non si deve sapere. Capito? Questo vuol dire che anche 50-60 anni fa in Italia, quando il sesso era controllato, tutti andavano a letto con tutti. Di nascosto però, di nascosto. Non lo doveva sapere nessuno, capito? Sei tanto bella, cara scrittrice francese. E tua mamma si vede che ha fatto bene, mamma, a non sposare un francese. Mamma tua si è sposata con un marocchino, così tu puoi stare con i piedi in due staffe. Una staffa è quella francese,
L'altra staffa è quella marocchina. Non so se ci siamo capiti, cari amici. Le mie sono le parole di un filosofo un po' stoico, un po' cinico. Ok, cari amici? Ah, la trasgressione che rende tutto più saporito. Beh, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.